Ieri sera, ora italiana, la WWE ha confermato quanto vi avevo già riferito nella sezione community di questo spazio youtubico, ovvero che Andrade è stato sospeso per 30 giorni a causa di una violazione del wellness program, ovvero di quell'elenco di regole mediche e comportamentali alle quali devono sottostare e attenersi tutte le star presenti nel roster in pianta stabile. A fine febbraio vi parlerò di queste ultime in maniera approfondita nella rubrica Chiedi al Bardo, fate un nodo al fazzoletto. Per ora vi basti sapere che ogni wrestler WWE non part-timer viene testato a sorpresa almeno 4 volte all'anno da una società esterna alla federazione il cui prestigio è fuori discussione, collaborando con università, forze dell'ordine e altre istituzioni. Gli esami sono quelli soliti e vanno a caccia di sostanze illegali o non dichiarate attraverso prescrizioni mediche e sono inoltre in grado di indicare l'uso o l'abuso recente di droghe ricreative o di alcol. Per queste ultime due casistiche, però, non si viene sospesi. Ci sono delle multe progressive che ovviamente ti allontanano dai piani alti della compagnia, perché il serbatoio della fiducia si svuota, si riduce, si assottiglia e ovviamente buttare nel ring in un ruolo importante qualcuno che non dà segnali incoraggianti di virtù personale è ovviamente stupido e la WWE non segue queste piste. Da quando il Wellness Program è stato istituito, come spero riusciate a vedere da questa tabella, adesso ve la avvicino, eccola qua, c'è l'anno e il numero di violazioni, ok? Allora, da quando il Wellness Program è stato istituito, la tabella viene da WrestleTalk Magazine, che già riporta, tra l'altro, qua sotto, nell'ultimo anno, quelle di dicembre, le ultime violazioni, quelle di Robert Roode, di Primo Colon, ecco, l'attenzione dei wrestler per la propria salute è andata migliorando e direi anche nettamente. Guardate, i numeri parlano chiaro, tanto che per quasi 3 anni non c'erano state infrazioni, zero. È da considerarsi, attenzione, una violazione anche il non presentarsi ad un test richiesto nei tempi concordati. Ovviamente questi test hanno bisogno di laboratori e la società che li gestisce indica ai wrestler dove andare per i prelievi, per l'esame dell'urina, del cuoio capelluto e via dicendo. Magari non si raggiunge la struttura perché si è troppo distanti, non si ha voglia o ancora perché per varie vicissitudini si sceglie volontariamente di non andarci. Dietro a questa motivazione, ovvero non ho fatto a tempo a presentarmi, si sono trincerati in passato, ad esempio, lo stesso Primo Colon, ma anche Paige, quando fu sospesa nel 2016-17. Insomma, comunque è una cartina di tornasole che può anche essere la verità. Come abitudine recente della WWE, la causa esatta dello stop di Andrade non è stata diramata e difficilmente lo sarà, a meno che non sia lo stesso atleta a farlo durante un'intervista, un podcast o una dichiarazione spontanea. Per ora, ma le cose potrebbero anche cambiare, sembra che la compagnia abbia deciso di non privarlo del titolo di campione dagli Stati Uniti. Da qui l'infortunio a scopi narrativi subito per mano di Umberto Carrillo nell'ultima puntata di Raw. Anche qui, a meno di stravolgimenti o di match speciali che necessitino della sua presenza, l'assenza di Andrade dovrebbe comportare anche quella della sua incolpevole rappresentante, ovvero Zelina Vega.